Adriano Dogliani, primo giorno di ritiro per il Benarzole, una realtà rinnovata, rinnovata a livello dirigenziale, rinnovata dal campo, tanti volti nuovi oggi agli ordini del nuovo mister Ghisolfi, tante novità che portano anche tanto entusiasmo. Sì, direi di sì, direi che anche quest'anno abbiamo rinnovato molto, avevamo già rinnovato parecchio l'anno scorso, quest'anno poi ci sono state situazioni dove alcuni giocatori ci hanno dovuto lasciare per questioni logistiche, penso a Ferrero che naturalmente ha trovato squadra a Pinerolo, quindi è attaccato praticamente a casa sua, penso alla Mantia che anche lui è andato a Borgaro, società di provenienza già, che aveva fatto il settore giovanile lì, lui è di Caselle, quindi praticamente è a 4 km col lavoro che faceva, veramente faticava, ha faticato tantissimo l'anno scorso a venire qua. Credo che abbiamo fatto una campagna acquisti sicuramente oculata, senza fare proclami di nessun tipo, siamo una società, una realtà che cerca di difendersi sempre tutti gli anni, finora direi che abbiamo fatto il nostro, speriamo anche quest'anno di poter fare bene, sono giovani, molto giovani, che sicuramente sono di ottime prospettive, credo che alcuni sono anche veramente bravi, si vanno poi ad aggiungere ad un gruppo storico che è quello che oramai è a Nazzole da parecchi anni, parlo di Vallati, Capitan Vallati, parlo di Parussa, di Cora, di Riorda, di Porcaro, che sono giocatori importanti che abbiamo riconfermato. Gli altri sono tutti giovani di prospettiva e io credo che ci siano i presupposti, ripeto, per poter fare bene, naturalmente è un impianto difficilissimo, quindi bisogna stare sempre in guardia, non mollare mai, diciamo stare con gli occhi aperti e cercare di fin dall'inizio di dare il massimo. Credo che anche l'allenatore sia, diciamo, per noi è una scommessa che crediamo positiva perché è un ragazzo del posto, un ragazzo molto preparato, anche se giovane, ha avuto esperienze importanti, non siamo sicuri che lui possa amalgamarsi bene con il gruppo. Poi abbiamo aggiunto Mariano Grosso come preparatore dei portieri, che è uno anche di esperienza, ha fatto l'eccellenza come allenatore a Fossano negli anni passati, quindi io credo che, ripeto, i presupposti per fare bene ci siano. Poi chiaramente il rettangolo verde è sempre l'unico arbitro indiscutibile ed indiscusso e i risultati si vedranno poi ad inizio campionato.